Onorevoli colleghi, è con forte gratitudine e grande commozione che mi rivolgo a voi per ringraziarvi per la fiducia espressa nei miei confronti, sia per coloro i quali hanno votato per me, anche per coloro i quali comunque non hanno votato per me. Il Parlamento rappresenta la più alta e significativa manifestazione della rappresentanza democratica e sarà un grande onore per me dirigere i lavori. Desidero rivolgere un vivo e autentico saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perno della nostra nazione e fondamentale garante della nostra Costituzione e custode dei suoi valori fondamentali, e all'intera Corte Costituzionale. Desidero congratularmi con il neoeletto Presidente del Senato Ignazio La Russa, certo dei validi e proficui rapporti che si avvieranno in questo principio di legislatura.